E ciao a tutti qui da Abel FC. Oltre a Dzeko, l'Inter sta lavorando per l'arrivo in Italia durante questo calciomercato di Marcus Thuram, un'alternativa a Zapata. Il figlio di Liam Thuram, ex difensore del Parma e della Juventus, ha dimostrato nelle ultime stagioni tutto il suo valore in Germania. Thuram al Borussia Mönchengladbach ha messo insieme 80 gare ufficiali, con 25 gol e tanti assist decisivi, come quei due all'Inter di Conte in Champions League. Ma chi è Marcus Thuram? Può far bene all'Inter? Scopriamo insieme le sue caratteristiche e carriera, ma prima di partire, mi raccomando, iscriviti al canale per vedere altri video come questo. E non solo, lascia un commento qui sotto su quello che pensi di questo calciatore e vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Marcus Liliam Thuram Ullien è nato a Parma, in Italia, il 6 agosto del 1997. È un calciatore francese, attaccante del Borussia Mönchengladbach e della nazionale francese. È nato in Italia perché il padre, Liliam Thuram, giocava in quel periodo al Parma. Marcus Thuram è cresciuto nelle giovanili del Sochaux, passando tutta la parafila delle giovanili. Ha cominciato a giocare a calcio come esterno di centrocampo da bambino, ma il suo ruolo cambierà nel corso degli anni, andando sempre più avanti. Da piccolo era un grande talento, ma anche poi da giovane, da adolescente. Infatti esordisce molto presto, in Ligue 2 il 20 marzo del 2015 contro il Châteauroux, subentrando all'83esimo minuto di gioco. Nell'estate del 2017, dopo un'ottima annata in Ligue 2, il passaggio al Guingamp e il cambio di ruolo, voluto dall'allenatore Comboiré, che lo ha trasformato in centravanti, in punta. E così il figlio d'arte, dopo il cambio di ruolo, ha messo a segno 13 gol in 38 apparizioni in tutte le competizioni francesi, Ligue 1, Coppa di Lega francese e Coppa di Francia, attirando l'attenzione di diversi club europei. E infatti, dopo ottime stagioni in Francia, il 22 luglio del 2019 diventa ufficialmente un nuovo giocatore del Borussia Mönchengladbach per 9 milioni di euro. Nel dicembre del 2020 viene squalificato, pensate, per 5 giornate per aver sputato all'avversario Stefan Porsche durante la sfida contro il Hoffenheim. Ma lasciando perdere questa cosa, in Germania è esploso definitivamente. In Bundesliga infatti gioca come punta centrale o sulle fasce. Può ricoprire tutti i ruoli in attacco, molto duttile, essendo molto veloce e abile con entrambi i piedi, oltre che con un ottimo senso del gol. Ama puntare gli avversari come fosse un esterno piccoletto e driblomane, sfidandoli sulla fascia, dispensando giocate di rara intelligenza. Anche strano da vederlo, visto che è molto alto. Thuram è il prototipo dell'attaccante moderno, ben dotato sia fisicamente che tecnicamente. Può far valere i suoi 192 cm per battagliare con i difensori avversari. Thuram è un giocatore elegante e coordinato, che sposta la palla con frequenza, di tocco e di fluidità tipica di un brevilinio, ma vi ricordo che è alto e anche molto robusto. Alza sempre la testa e vede i compagni, cerca sempre di creare spazi e fornire assist, ma sa anche fare buone progressioni soliste e concludere a rete. Sa bilanciare molto bene il baricentro anche attraverso l'utilizzo delle braccia e questo gli consente di essere efficace in situazioni diverse tra loro, dalle palle alte agli attaccanti, insomma, alla profondità, alla ricezione, spalle alla porta. Ma vi ricordo che è molto alto. Infatti, guardandolo in campo, sembra che è strano che sia possibile che si muova in questo modo. È bravo a gestire i tempi di gioco e le pause, cosa abbastanza non frequente in giocatori così bravi nel dribbling e nella velocità. Sa quando colpire e diventare pericoloso. Manca secondo me un po' di grinta in alcuni momenti della partita, come se non fosse del tutto concentrato o lucido, perciò deve diventare più costante. Se riesce ad essere sul pezzo per almeno 70-80 minuti di gioco,
può diventare un vero top player. E tu, che ne pensi di Marcus Thuram? Può far bene in Serie A all'Inter? Lascia un commento qui sotto, mi raccomando, iscriviti anche al canale e vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Ci vediamo presto qui da Abel AFC. Ciao ciao!